Ciao a tutti, mi chiamo Luca Varone e sono il fondatore della Climax. Ho creato questo spazio perché credo che la crisi che stiamo vivendo ci sta dando una grande possibilità, una grande opportunità, ovvero riformulare i linguaggi teatrali e cercare di trovare la chiave giusta per poter portare in teatro quante più persone possibili. Mi chiamo Stefano Reali, ho aderito all'iniziativa della Climax perché penso che sia sacrosanto in questo momento garantire una continuità anche atletica oltre che artistica. Ciao, sono Stefania De Santis, acting coach e casting director. Sono molto felice di far parte di questo progetto Climax. Sharing Art è qualcosa che mi intriga molto perché non l'ho mai fatta. È un'iniziativa solidale, è un'iniziativa gratuita ed è un'iniziativa non finanziata con fondi pubblici. Il progetto che porterò a Pompei è Enrico IV di Shakespeare. Ciao, sono Giovanni Esposito e sono felicissimo di prendere parte all'iniziativa della Climax. Ognuno di noi in questo momento di crisi enorme ha bisogno di un luogo, un rifugio dove poter stare, dove poter rimettere in moto il fisico e le idee. Ciao ragazzi, sono Daniela Ioia, attrice. Credo che in questo momento storico per un artista avere la possibilità di partecipare ad una residenza, quindi tenersi in allenamento, sia importantissimo. Mi chiamo Luciano Giuliano e sono un attore. Il lavoro dell'attore purtroppo non è fatto soltanto dell'andare in scena, quindi della messa in scena, della fiction che vedete in TV o del film proiettato al cinema, ma abbiamo bisogno noi attori di tutto un periodo di preparazione a quel prodotto finale che poi insomma andrà in onda o in scena. Saranno 4 cicli in cui verranno ospitati 15 attori per volta e sarà tutto gratuito, non si pagherà nulla, sia il vitto, sia l'alloggio, lo spazio in cui siamo in questo momento. È rivolto a tutti quegli attori professionisti che hanno perso il lavoro e non hanno più un posto in cui provare, o perché non posseggono più le risorse finanziarie per potersi permettere uno spazio scenico, oppure perché il teatro in cui provavano è fallito. Sono Ciro Esposito, ho sposato la causa di Sharing Art perché credo che in questo periodo sia importante aderire a iniziative del genere, far parte di tutto un ingranaggio che riparte, che si muove, una catena che noi artisti viviamo di energie, quindi è importante essere presenti. Sono un regista di teatro e cinema, mi chiamo Juan Diego Puerta López, sono colombiano, sono 20 anni che sto qui in Italia, molto felice di questa accoglienza italiana e sono felice di poter contribuire a questo bellissimo progetto con Climax, un progetto bellissimo di residenza, di scambio vero e proprio culturale e artistico. L'idea di Sharing Art è anche quella di superare questo momento di crisi, di distribuire su tutti noi, stando in gruppo, il carico psicologico che stiamo vivendo di questa disfatta. Sono Gennaro Apicella e che dire, aderisco con tanto piacere all'iniziativa bellissima di Climax perché penso che in questo preciso momento storico sia fondamentale per tutti gli artisti avere un posto dove potersi esibire, ma non solo, anche un luogo dove poter provare con gli spettacoli che andranno in scena. Tutto questo è potuto accadere grazie alla follia del sottoscritto, ma soprattutto alla follia di un gruppo di persone che mi ha seguito e a tanti sostenitori di questa causa. Sono Gianni Perez, eccomi qua. Dunque, finalmente ci siamo, dopo mesi di forzato riposo, dopo la pandemia che speriamo sia passata, dopo tanto tribolare, finalmente eccoci di nuovo a calpestare le tavole del palcoscenico. Mi chiamo Carlo Caracciolo e faccio parte anch'io del progetto Climax, è un progetto assolutamente solidale per i lavoratori dello spettacolo. Buon sharing art.